Si parla tanto del modello tedesco sui licenziamenti, ma la riforma dell'articolo 18, così come presentata dal governo, rischia di essere ben più dura per i lavoratori di quello che prevede la legge tedesca. Intanto la soglia oltre cui si applica la possibilità di reintegro del lavoratore licenziato in Germania è di 10 dipendenti e non di 15 come in Italia. Dunque sono oltre il 70% i lavoratori a cui si applica la possibilità di reintegro, in Italia sono circa il 50%. Vediamo ora le due normative a confronto. In Italia, secondo quanto prevede la bozza di riforma, sarà il giudice a decidere tra indennizzo e reintegro, ma solo per licenziamenti disciplinari. Per la legge tedesca, in caso di licenziamento disciplinare, se il sindacato aziendale si oppone al licenziamento, il lavoratore continua a lavorare in attesa della decisione del giudice. C'è quindi una tutela in più. Per tutti i licenziamenti economici in Italia sarà molto peggio che in Germania. Il reintegro non sarà possibile e il giudice deciderà un indennizzo tra le 15 e le 27 mensilità. In Germania anche nei licenziamenti per motivi economici il giudice può decidere il reintegro o l'indennizzo. Il datore di lavoro fa una proposta economica ma se non si trova l'accordo il lavoratore fa ricorso. Il rischio è che in Italia vengano mascherati come licenziamenti per motivi economici anche quelli che in realtà sono per motivi disciplinari.